Grande soddisfazione, ma anche grande lavoro per la costruzione prima della nuova società che deve affrontare la 2, con tante conferme ma anche qualche novità, e poi la costruzione della squadra. Sì, io credo, e voglio ripeterlo perché credo che sia una cosa fondamentale, noi a San Giovanni, un comune di 9.500 abitanti, siamo riusciti a fare un vero miracolo, perché credo che non ci sia un altro comune in Italia con 9.500 abitanti che riesca a fare una A2. E quindi credo che questo sia un merito degli allenatori, delle ragazze che sono state bravissime, ma anche della società che è riuscita a mettere a disposizione dell'allenatore delle ragazze veramente fenomenali come quelle dello scorso anno. Adesso ci apprestiamo a questa grande esperienza, che credo sia uno stimolo non solo per San Giovanni Marignano e non solo per la Valconca, ma per tutta la provincia riminese e credo anzi per tutta la regione, visto che la A2 credo sia gli unici della squadra femminile che giochi in A2. E quindi è una sfida che abbiamo iniziato e che speriamo vada, che ci dia grandi soddisfazioni come ci ha dato già in passato questa pallavolo marignanese. Avete grandi nomi sia per quanto riguarda lo staff tecnico, il migliore allenatore di Francia del 2015, sia per quanto riguarda lo staff medico, la preparazione atletica, e avete costruito anche una squadra competitiva. Certo, abbiamo cercato di lavorare al meglio perché sappiamo che lo staff tecnico è importante, così come tutto quello che gira attorno alla squadra, quindi preparatori, fisioterapisti, perché se poi le ragazze la domenica scendono in campo, il merito è anche dei fisioterapisti, dei preparatori, quindi abbiamo lavorato in tutti i settori, in tutte le direzioni. Poi la squadra, della squadra si è occupato il direttore sportivo e il main sponsor Battistelli, e credo che abbiano fatto un buon lavoro, però è chiaro che per noi quest'anno è il primo anno e quindi il nostro obiettivo è la salvezza, insomma, ecco, non pensiamo che tutti gli anni succedono i miracoli a San Giovanni Marignano, sono successi per 2 anni di seguito, perché vincere al primo tentativo una B1 e andare in A2 e al secondo, in precedenza al secondo tentativo dalla B2 andare in B1 è stato un miracolo. Il miracolo è farla A2 e quindi credo che sia importante già lottare per la salvezza, poi vedremo, insomma. La squadra comunque credo sia una buona squadra, l'importante io dico sempre è che si costruisca un grande amalgama, perché la nostra carta vincente è stata la famiglia che si è creata, il grande amalgama che si è creata fra le ragazze e lo staff tecnico, e quindi abbiamo superato anche quel gap tecnico, quella differenza del gap tecnico, con questa grande forza che è stata appunto l'arma vincente della Battistelli in questi anni. Chiaramente la nuova categoria richiede anche delle strutture più importanti, più adeguate. Sì, la nuova categoria chiede delle strutture più adeguate. Noi siamo in questo momento, l'amministrazione comunale sta lavorando per sistemare alcune cose che nel palazzetto non andavano, tipo il tetto, adesso stiamo lavorando anche per in altre direzioni. Il problema è che abbiamo pochi spazi e sotto questo aspetto un po' di delusione c'è, perché io credo che ancora qualcuno non abbia metabolizzato bene l'importanza di questa A2 e quindi mi aspettavo un po' più di entusiasmo, un po' più di interesse affinché anche altri comuni che hanno strutture che possono essere e che possono servire per una A2, ecco, fossero un po' più accondiscenti, insomma, a questa cosa. E da questo lato c'è un po' di delusione e la consapevolezza che ancora qualcuno non ha metabolizzato bene l'importanza di questa A2 che ha per tutti gli sport, e non solo per la pallavolo ma anche per tutti gli altri sport, perché deve essere appunto un punto importante per tutta la Romagna. Sindaco, una grande emozione perché si parte, inizia l'avventura in A2 della Battistelli San Giovanni Marignano. Sì, sì, è una grande soddisfazione, una grande voglia di iniziare a
a cavalcare i nostri spalti, nel senso che c'è un sogno che si è realizzato nel giro di pochi anni grazie alla voglia, alla volontà, all'abnegazione di questa società. Siamo riusciti, fortunatamente, dico siamo, anche se il merito va sicuramente alla società sportiva, riusciti a diventare importanti a livello nazionale, in quanto, come dicevamo l'anno scorso, un sogno che sembra proprio un sogno realizzabile, fortunatamente, ma la fortuna, come ho detto altre volte, non nasce da sola, nasce perché dietro a questa fortuna c'è stata una grande società, una grande voglia anche di collaborare con l'amministrazione, un gran palazzetto, c'è un insieme di ingredienti che poi alla fine hanno portato questo ottimo risultato. E sinceramente sono molto soddisfatto e non vedo l'ora di vedere in opera la nostra squadra, perché per San Giovanni Marignano, un comune di 9.500 abitanti, e sapere che dietro una società importante c'è anche un comune importante che sostiene insieme alla società sportiva, cerca massima collaborazione, e questa collaborazione, fatemelo dire, è una collaborazione che nasce anche proprio dalla volontà che l'amministrazione ha avuto, quella di mettersi in gioco, ma di stare vicino al volontariato, alle società sportive, a chi fa, diciamo in questo caso, sport. Io ritengo che il risultato vada quindi diviso e vada, come posso dire, è quel risultato che deve essere come uno stimolo per tutta la comunità, nel senso che il risultato, nell'ingrediente che dicevo prima, un ruolo importante sono stati i tifosi, un ruolo importante sono stati gli sponsor, ma un ruolo importante è stata una comunità che, io dico la verità, fino a qualche anno fa il nostro palazzetto, che ospita 500 persone, ultimamente l'ho visto molto ma molto pieno, qualche anno fa c'erano degli spazi liberi, quindi l'entusiasmo c'è, la voglia c'è, il tifo c'è, e quindi sicuramente da parte della comunità marignanese, da parte dell'amministrazione, quella benzina, quella voglia, quella linfa di dare quel piccolo contributo, perché poi chi darà il contributo maggiore sono le giocatrici, ci sarà sicuramente. Ecco, è stato un anno fantastico da ricordare per la San Giovanni Marignano Sportiva, promozione nel calcio in eccellenza, e la Marignanese giocherà contro il Rimini, quindi insomma beneficerà anche di questa situazione, ma soprattutto una Consolini in A2 farà sì che il nome di San Giovanni Marignano sia conosciuto in tutta Italia. Sì, la stagione 2015-2016 è stata una stagione, secondo me, che mi auguro che non sia l'ultima, però dopo diversi, ma dicevano decine e decine di anni, e avere la possibilità di avere due promozioni, che non vorrei dire una cosa non vera, ma è la prima volta che abbiamo sia nella Polisportiva Consolini ai massimi livelli e il calcio in eccellenza. Io penso che mi auguro che non sia l'ultimo successo, l'ultima promozione che abbiamo, però sinceramente per un sindaco, per un'amministrazione, per tutto lo sport marignanese, è stato un anno, diciamo, che va al di sopra di ogni sogno che si poteva pensare o realizzare. E è bello, è molto bello, però è anche questo, avere delle due società sportive che porteranno con sé il nome di San Giovanni Marignano, sarà un veicolo promozionale importante, sarà una promozione che sicuramente, conoscendo come posso dire, le società, conoscendo la marignanesità delle società, perché sono presenti all'interno della società marignanesi, quindi avranno proprio questo stimolo in più per mettere in luce, oltre allo sport marignanese, che già sono stati bravi ad ottenere questi ottimi risultati, e saranno anche bravi e sicuramente bravissimi anche per promuovere un paese, un comune di 9.500 abitanti, dove con la voglia di mettersi in gioco, con la voglia di collaborare, con la voglia di stare insieme, si è raggiunti degli ottimi risultati. Sono due società, senza dimenticarselo, che hanno in gestione le due strutture importanti, il centro sportivo, l'impiantistica che riguarda il calcio, e la
il nostro palazzetto. Quindi uno stimolo ulteriore, uno stimolo è quello di dare i migliori auguri per continuare come sindaco, per continuare questa avventura, e sapere però che la gestione è stata data ad una società così importante, dove ritengono questi impianti come la loro casa. Io ritengo per il sindaco, ma per tutta la comunità marianese, sia un successo che deve far sì che la scelta effettuata è una scelta giusta, una scelta valida, ed è una scelta che ci sta portando degli ottimi risultati, ma sta portando quel biglietto da visita che, per chi verrà a San Giovanni, vedrà tutta la bontà dei nostri palazzetti, ma vedrà anche l'ospitalità che queste società sono in grado di portare avanti. Dopo i festeggiamenti è iniziato un duro lavoro, innanzitutto per reperire i fondi necessari per partecipare a questo campionato dei due. Ce l'avete fatta e adesso è il momento di iniziare la nuova stagione. Sì, diciamo che per la società è cominciato quasi un calvario, no? Più che un duro percorso, nel senso che insomma, per una società come la nostra, già neopromossa in B1, ritrovarsi dopo un solo anno di cadetteria già catapultati in A2, insomma, è stato veramente una svolta epocale, se consideriamo poi che la nostra società partiva da un budget in B1 che era più o meno poco più della metà dei budget delle grosse squadre. Insomma, arrivare a un budget di A2 è stato veramente un percorso molto ripido e molto tortuoso, insomma, che ancora non si è concluso, ecco. Siamo a buon punto, però ancora non siamo arrivati al traguardo finale. Ci saremmo aspettati, diciamo, un po' più di attenzione dalle aziende grosse del territorio, invece i maggiori aiuti e il maggiore sostegno ci è arrivato dall'imprenditoria medio-piccola, insomma, di San Giovanni Marignane Cattolica, che ci ha sempre dimostrato molta fedeltà, ecco. Le grosse aziende al momento ancora latitano un po', insomma. E che forse ha capito di più, mi riferisco alla piccola media impresa del territorio, l'importanza di avere la propria città in un campionato importante come quello di A2. Sicuramente, noi abbiamo proprio percepito il grosso balzo in avanti a marzo, quando abbiamo organizzato le Final Four di Coppa Italia di B1, che hanno portato a San Giovanni Marignano realtà come Marsala, Lodi, Brescia, che hanno ammesso francamente, candidamente, insomma, di non conoscere San Giovanni Marignano, di non sapere neanche di preciso dove fosse prima di avere questa organizzazione, insomma. E per cui sì, molti si sono accorti di questa grande vetrina che in questo momento sta dando al paese di San Giovanni Marignano la pallavolo, qualcun altro no, insomma. Partiamo anche dalla costruzione della nuova squadra, a iniziare dallo staff tecnico, che ha avuto un cambiamento importante perché c'è un nuovo capo allenatore. Insomma, siete andati a scegliere il miglior coach di Francia. Sì, esatto. Diciamo che il cambio del capo allenatore è stata una scelta un po' obbligata, insomma, perché Matteo Solforati ha deciso lui di prendere altre strade, di ricominciare con una nuova realtà a Orvieto, e quindi eravamo già alla fine di giugno, i tempi erano già molto ridotti, molto compressi, perché finendo il campionato alla fine di maggio eravamo, come tutte, come le altre neopromosse, eravamo già in netto svantaggio rispetto alle squadre invece che già militavano in A2, e quindi avevano terminato il campionato intorno al 20 di aprile, avevano quindi già un mese e mezzo buono di vantaggio. E abbiamo fatto subito una rosa molto ristretta di nomi, proprio per non disperderci in tante trattative, e appena abbiamo intravisto la possibilità di agganciare Riccardo Marchesi, abbiamo scelto sicuramente il meglio di quella lista, ecco. Tante conferme anche il vice allenatore, insomma, anche l'altro allenatore che farà anche lo scouting, i preparatori atletici, insomma, anche se poi ci sono anche delle novità interessanti, perché per esempio la preparazione atletica vedrà un nuovo innesto, e che innesto, così come anche lo staff medico. Esatto, sì, abbiamo cercato di dare da un certo punto, da un lato, una continuità all'ambiente che in questi 2 anni delle 2 promozioni, dalla B2 alla B1 e dalla B1 alla 2,
secondo noi staff societario, dirigenziale, è stato, diciamo, un po' il nostro punto forte, no? L'ambiente e tutto quanto. E per cui abbiamo mantenuto tutte le figure che hanno confermato la volontà di rimanere. E siamo intervenuti, diciamo, lì dove avevamo delle carenze, come ad esempio sul lato della preparazione atletica, che non avevamo sostanzialmente ancora nel campionato di B1, e cogliendo al balzo questa occasione di avere Alessandro Braceschi come supervisore. Alessandro Braceschi è da anni ormai il preparatore atletico di fiducia di Giovanni Guidetti, prima al Vakif Bank Istanbul e adesso alla nazionale olandese femminile, che è arrivata al quarto posto a sorpresa, insomma, come outsider alle Olimpiadi di Rio. E la stessa cosa abbiamo fatto nel settore medico, trovando, io sono rimasto francamente esterrefatto da questo personaggio eccezionale che è il dottor Benelli, che in un incontro di mezz'ora mi ha dato una disponibilità illimitata, insomma, in cambio veramente praticamente di niente, ecco. Quindi, pensando che lui era in panchina ieri in una finale olimpica al Maracanasigno contro il Brasile, è una cosa, insomma, che francamente ci riempie parecchio di orgoglio, ecco. Avete anche voi la vostra medaglia d'argento. Passiamo alla squadra, perché anche qui ci sono alcune conferme importanti e anche tante novità, compresa la prima straniera. Sì, arriva la prima straniera del club, speriamo non l'unica, perché vorrà dire che calcheremo questi palcoscenici per qualche anno. Abbiamo scelto Olga Vjazovic, una giocatrice russa che nonostante abbia 28 anni, quindi è una giocatrice matura, esperta, ha appena vinto la seconda liga in Russia ed è stata votata per 2 anni top player della seconda liga russa. È una giocatrice che ha la sua prima esperienza, insomma, fuori dai confini russi. È arrivata ieri sera, quindi non sono ancora neanche 24 ore, perché fra ritardi aerei e quant'altro è arrivata anche un po' oltre l'orario previsto. Però mi sembra una ragazza molto socievole che si sta già acclimatando, integrando piuttosto bene. Diciamo che il nostro progetto era di mantenere 6 giocatrici dall'anno scorso e siamo riusciti a mantenerne solo 4, perché una, Sofia Spadoni, ha scelto di continuare a farla titolare in B1 e ha scelto di andare a Pinerolo, e l'altra, Mila Montani, che doveva non solo essere confermata ma anche rimanere come titolare, ha scelto di seguire il nostro ex capo allenatore ad Orvieto. E quindi, diciamo, abbiamo cercato anche quest'anno però ragazze che intanto volessero venire in un posto che per molte di loro, se non la quasi totalità, era un posto sconosciuto, perché comunque sia siamo riusciti a prendere giocatrici tutte con esperienza grosso modo di Serie A, a parte una o due persone, insomma, e tutte sono venute sicuramente per delle motivazioni personali che vanno al di là dei risvolti economici particolari, eccetera, che noi abbiamo come società messo subito in chiaro, insomma, che quest'anno deve essere un anno un po' di assestamento e di apprendistato in questa categoria, quindi che come non li avevamo fatti in B1 non avremmo fatto voli pindarici neanche in A2. Nonostante queste premesse sono arrivate giocatrici come Sara Giulio Dori, che è il suo 13° anno da titolare in A2, come anche Benedetta Mambelli, che è stata per 2 anni il cambio di Celeste Plac, l'olandese della nazionale, alla Foppa Pedretti Bergamo, Alessia Lanzini, libero di Serie A1, prima a Villa Cortese, poi a Vicenza, quindi tante giocatrici di grande valore, anche Gaia Moretto, un centrale del 94 che però è già il suo 3° anno da titolare in A2. E un esempio particolare anche Marta Agostinetto, che aveva tante offerte, tante richieste, e invece ha scelto con grande entusiasmo di venire qua, e ho accolto personalmente lei ieri come una delle primissime arrivate e mi ha fatto un'ottima impressione, insomma, nel senso che è proprio una ragazza di carattere, ecco.
Arduino Andrea, fisioterapista. Lucia Pratelli, fisioterapista. Luca Giulianelli, secondo allenatore. Niccolò Caldari, preparatore atletico. Davide Zannini, preparatore atletico. Fabio Tisci, scoutman. Allora coach, iniziamo dalla scelta di San Giovanni Marignano, perché da migliore allenatore del campionato francese a questa località, diciamo dal punto di vista pallavolistico non troppo conosciuta, della Romagna, adesso lo sarà di più con la squadra in A2. Sì, sicuramente, poco conosciuta, ma la squadra è arrivata adesso in Serie A, quindi ci sta. E andiamo, questo club ha delle idee molto chiare, molto serie. Mi è piaciuto molto il modo con cui ragionano. Le risorse non sono certo quelle che possono avere grandi club come Piacenza, come Conegliano, come Modena, però sicuramente ci sono le idee chiare, le idee giuste e soprattutto l'utilizzo delle risorse ottimale per poter crescere, per stabilizzarci in questo campionato e poter crescere come club. Quindi quando mi hanno chiamato sono venuto a parlare e sinceramente mi è venuta la voglia di tornare un po' a casa dopo 7 anni a Pesaro e 2 a Urbino. Questa zona è un po' la mia seconda casa, tra virgolette, e senza niente togliere la casa mia a Bologna ovviamente, però mi è venuta la voglia di tornare a lavorare in Italia, ripartendo da un club che ha voglia, che ha ambizioni importanti. Tutto da costruire ancora, però l'entusiasmo c'è, la voglia c'è, quindi credo che il contesto ci sia e ho visto la possibilità di poter lavorare bene, quindi ho preso l'occasione. Che campionato si aspetta? Ma, sinceramente io il campionato di due lo conosco molto poco, perché l'ho fatto soltanto 16 anni fa, quando ero secondo allenatore Urbino, quando iniziai la mia carriera come allenatore in Serie A, che mi trovò l'Urbino. E, lo conosco poco, quello che ho visto, quello che, ho visto che è un campionato sicuramente molto lungo, è un campionato difficile dove veramente tutte le squadre possono vincere e perdere da tutti. Non è certo il solito campionato di A1 italiano dove il top team molto raramente può perdere contro una squadra neopromossa e quindi sarà un campionato molto interessante. Lungo, faticoso, sicuramente avremo molto da lavorare come tutti, avremo molti sacrifici da fare come tutti e soprattutto dovremo divertirci bene in palestra, lavorare bene per poter riuscire ad arrivare a dare quel qualcosina in più che sono convinto questa squadra possa dare. Che cosa l'ha chiesto alla società? Qual è l'obiettivo? La società sicuramente il primo obiettivo è di salvare la squadra dalla categoria, come è giusto che sia, come primo anno di non promosso, soprattutto in un club dove si sono trovati, non dico proiettati, ma gettati in Serie A dopo 2 straordinarie promozioni. È un club, anzi, volevo fare i complimenti al mio predecessore, ex secondo allenatore Matteo Solforati, che ha fatto un lavoro veramente straordinario. E 3 anni da primo allenatore, 3 anni di promozioni tra Rimini, poi 2 volte qua alla Consolini. E in bocca al lupo a lui per la sua nuova esperienza ad Orvieto in B1. E credo che l'obiettivo debba rimanere quello di salvare la squadra. Sono convinto però che nessuna di quelle giocatrici che sono venuti qua da noi, e neanche io sicuramente, abbiamo solo questo come obiettivo. Questo sarà il primo obiettivo, dopodiché vale partita per partita. Io mi sono sempre posto gli obiettivi, anche i più grandi nascono da partita dopo partita, dal lavoro che fai in palestra, quindi io credo che l'obiettivo sarà sempre vincere la partita successiva, fare qualcosa di meglio ogni giorno in allenamento e vincere la prossima. Quindi credo che sarà una squadra che avrà la voglia e l'ambizione di arrivare un po' più in su della zona salvezza. Come sarà organizzata la preparazione, visto che il campionato inizierà i primi di ottobre, e che tipo di pallavolo vedranno i tifosi della Consolini? Ma io sul tipo di pallavolo, io dico sempre pallavolo, punto. Il tipo di pallavolo cambia a seconda della squadra che uno ha, uno deve esaltare le proprie lati positivi, cercare di nascondere i punti deboli, i soliti discorsi, non sono qua a dire certo questa è la mia pallavolo e meno, la pallavolo è la pallavolo, punto. Vedremo questa squadra fino a che punto, che livello ci potrà permettere di giocare, ma sono convinto dai nomi che sono arrivati, dalle persone, dalla voglia soprattutto di queste persone che ho avuto la fortuna di conoscere, che hanno di lavorare insieme. Ci sono diverse giocatrici che hanno scelto di venire da noi, noi non siamo una squadra dove ha preso scarti degli altri, assolutamente no. Noi abbiamo avuto la fortuna, nonostante un budget ridotto, dove ci sono state giocatrici che hanno scelto di venire da noi e hanno rifiutato incarichi da altre squadre. Io credo che questo non possa fare che onore alla Battistelli, a San Giovanni, dimostra sicuramente il lavoro fatto precedentemente, non solo per la scelta che ho fatto anch'io, perché come ho detto è il primo anno di A2 che faccio, e non conosco bene il campionato, ho fatto tanti anni la 1, ho vinto un campionato in Italia, ho vinto in Francia, però sicuramente ho avuto voglia di venire qua per la serietà e le ambizioni che ha questo club, e lo stesso hanno fatto le giocatrici, quindi
Credo che sarà un campionato abbastanza difficile, quello sicuramente, però l'ambizione ci sono e la voglia di far bene ancora di più. La preparazione? La preparazione sarà come tutte le altre, non cambia niente, è pallavolo, ripeto, non preparazione, iniziamo tranquillamente da domani. Preparazione significa lavorare bene in sala pesi, significa lavorare bene in palestra, tecnica, e poi piano piano andiamo a costruire la squadra. Abbiamo già in programma 6-7 amichevoli, speriamo di andarle a completare con l'ottava amichevole, e poi dopo iniziamo a giocare. Pronte per questa nuova avventura in A2? Sì, siamo molto cariche, diciamo che l'ambiente è molto contento e soddisfatto di come si è lavorato durante l'estate per costruire questo gruppo. Le ragazze mi sembra che abbiano tutte voglia di iniziare, e quindi dai, c'è un bel clima. L'anno scorso il segreto del successo è stato un grande gruppo, una grande squadra che ha centrato un obiettivo strameritato, tra l'altro, nell'arco della stagione. Sì, è vero, io l'ho sempre detto che magari sopperivamo a qualche mancanza tecnica con la forza del gruppo, perché c'è stata da subito questa alchimia, eravamo tutte molto unite, dalle ragazze che giocavano di meno a quelle che erano più protagoniste, e questo ci ha portato nei momenti difficili a venire fuori insieme, e spero veramente con tutto il cuore che quest'anno si possa ricreare la stessa atmosfera, lo stesso gruppo e la stessa sintonia, perché credo che sia importantissimo, soprattutto in un gruppo di volley femminile. 4 conferme in campo, il capo allenatore è cambiato, però ci sono altre conferme anche nello staff tecnico. Sì, il primo allenatore è andato via, quindi diciamo che è un po' un'incognita, nel senso che non si sa come verranno gestite le varie dinamiche di gruppo in palestra, però siamo tutti molto fiduciosi, anche perché comunque Luca e Fabio, che erano già nello staff l'anno scorso, sanno comunque com'è l'ambiente, come gestivamo le cose, quindi secondo me io sono positiva, sono ottimista. Qual è stato il primo approccio con le nuove compagne, oltre che con quelle che già conoscevi, visto che è la prima sera che vi vedete? È stato buono, sono tutte ragazze che hanno voglia di chiacchierare, due le conoscevo già, oltre a quelle dell'anno scorso, perché ci ho già giocato insieme, e adesso faremo in modo di integrare anche l'Olga, che viene dalla Russia e non conosce bene né il russo né l'italiano né l'inglese, quindi cercheremo di integrarla il più possibile. Ho iniziato a parlare russo, toccherà per lei parlare un po' italiano e inglese. Adesso chiediamo se ci comprano un interprete o qualcuno che ci aiuti a imparare il russo. Prima di campionato col Filottrano? Sì, Filottrano so che ha allestito una squadra ottima, ha preso giocatrici di grandi nomi, però molte volte le squadre che prendono i grandi nomi poi sono quelle che fanno i flop peggiori, quindi adesso vediamo, magari speriamo di poter essere l'incognita che si svela durante il campionato, come siamo state l'anno scorso. Che campionato ti aspetti, anche come livello tecnico? È molto equilibrato, so che tutte le squadre si sono allestite bene, e il campionato di A2 è un campionato molto lungo, molto difficile, con trasferte impegnative. Ci sarà bisogno di tutte 12, perché il campionato di A2 è veramente lungo, quindi ci saranno cali fisici, ci saranno cali psicologici. Confido insomma nell'apporto di tutte. Gaia Moretto, centrale Rovigo. Giulia Saguati, schiacciatrice confermata. Alessia Lanzini, libero, arrivo da Vicenza. Ilaria Battistoni, palleggiatrice, confermata. Bianca Boccioletti, libero, confermata. Valeria Tallevi di Tallevi, opposto, confermata. Benedetta Mambelli, schiacciatrice, Bergamo. Marta Gossinetto, opposto, Chiari. Alexandra Link, palleggiatrice, scorso anno mamma. Sara Angelini, centrale, Pavia Volley. Sara Giulio Dori, centrale, Lardini Filottrano. Olga Vesovic, Spiker in Russia. Brava Olga! Otello Battistelli, ragioniere della ditta Battistelli Compressori.